A Shipping Week. Vieni a vivere il porto. Vieni a vivere il porto e allora benvenuti a TGN Transport, il nostro appuntamento settimanale che racconta i porti della Liguria e che quindi questa settimana parla della Genoa Shipping Week in programma dal 24 al 30 giugno insomma la prossima settimana di fatto diamo il benvenuto ad Alberto Banchero, presidente di Assagenti che organizza Buonasera. di fatto la manifestazione esattamente, ci stiamo già lavorando da diversi mesi, anzi quasi un anno devo dire la verità l'avevate presentato un anno fa praticamente la avevamo prima conferenza stampa, cosa sarà stata? a settembre dell'anno scorso? sì, era sì stata a settembre dell'anno scorso avevamo già più o meno, ma c'era già un lavoro pregresso, avevamo già più o meno ipotizzato avevamo più o meno già messo in piedi determinati eventi che poi sono culminati nelle ultime settimane con un calendario molto più completo. È una settimana che parte dal 24 con uno spettacolo al Porto Antico, immediatamente dopo le celebrazioni del Santo Patrono di Genova e termina poi il, con l'evento clou per quanto riguarda il business che è lo Shibroker Shipegendina al Palazzo Giannovelle eh, venerdì eh, 28 e con alcuno, uno strascico diciamo di sport il sabato, è una settimana ricca di, di tantissimi eventi allora, eh, lo spot, chiamiamolo così, il trailer che abbiamo visto in apertura dice vieni a vivere il porto, quindi immagino che l'invito sostanziale alla cittadinanza sia quello di venire alla Shipping Week per riscoprire il porto, per riscoprire il rapporto tra porto e città, che comunque negli ultimi anni è migliorato, è una mia eh, sensazione o no? No, no, è migliorato che... tantissimo, ci, ci siamo resi conto tutti dal punto di vista anche dei cittadini che il porto è comunque un'anima che fa parte integrale della città non siamo due anime completamente diverse, ma siamo un unico corpo. C'è da dire che la nostra volontà è stata quella, giusto appunto, di mettere insieme eventi business, eventi divulgativi culturali, ed eventi sportivi, giusto appunto per richiamare l'attenzione della collettività in generale. È giustissimo il concetto di aprire il porto alla città, perché ad esempio, non parlando sempre di business, ma parlando anche di, altre, di, altri, di altri eventi culturali o teatrali, ci sono dei bellissimi spettacoli all'interno del porto. Allora, quindi eh, ci sono cose, diciamo così, appuntamenti meno tecnici Aspetta. e anche però appuntamenti decisamente tecnici. Esattamente. Uno di questi è quello con l'Agenzia Europea della Sicurezza Marittima sì. eh, che arriverà a Genova, terrà a Genova uno straordinario consiglio di amministrazione. Sul tema andiamo a sentire allora Nicola Carlone che è il comandante del porto di Genova. Penso che sia la conclusione di un percorso iniziato il 2019 e credo che sia proprio la sintesi di tutti gli eventi in modo tale che ci saranno diversi approfondimenti nei settori marittimi, veramente marittimi a 360 gradi, parliamo dal mare, parliamo della, della terra, del porto e poi quest'anno una novità, sono riuscito a portare l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima che svolgerà qui il suo Consiglio di Amministrazione e eh, in modo tale da fargli vedere qual è la marittimità genovese. quindi 28 paesi avrà saranno dei loro delegati e vedranno quello che si svolge qui a Genova in questi giorni. La visita dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima consentirà al cluster marittimo genovese di mettere in evidenza i suoi punti di forza. Ma assolutamente faremo vedere quella che è la, appunto, la, il porto, che, di che porto stiamo parlando, uno dei più grandi porti del Mediterraneo, eh, potremo parlare di, di, di quelle che sono tutte le nostre tematiche. Noi da loro sentiremo il 28 mattina la direttrice ci farà un escurso su quale sarà la strategia ai prossimi 5 anni di questa agenzia che ci supporta nel settore marittimo. Non la conosciamo tanto bene allora ho colto l'occasione per far modo che lei ci possa dire quali sono i suoi impegni per il prossimo futuro. Allora banchero Genova, capitale dello shipping, senz'altro per la prossima settimana perché sono previsti arrivi personaggi importanti un po' da tutta Europa io le volevo chiedere questo resta la capitale dello shipping a prescindere qual è lo stato di salute del nostro porto? ma allora sì, secondo me sì eh, lo stato di salute è un stato, uno stato diciamo leggermente amatoriato per tutto quello che è avvenuto quasi un anno fa eh, però nel senso ne siamo usciti ragionevolmente bene abbiamo lavorato tutti assieme in cooperazione e siamo riusciti a, a riprendere i traffici che eventualmente avevamo perso nel primo periodo in cui era successo il fatto del Ponte Morandi eh, è un porto assolutamente in salute, mancano ancora determinate cose, le infrastrutture, ad esempio, sono una di queste cose che mancano, quindi, un qualcosa che deve essere implementato. Mi permetto di sottolineare che, peraltro, nella settimana della Genoa Shipping Week, lei diceva l'avvenimento di quasi un anno fa, è il crollo di Ponte Morandi, sarà una settimana simbolica anche su quel fronte. Forse è bello che le cose vadano un po' in parallelo perché il 25 eh, ci sarà la posa della prima pietra, del eh, primo pilone del nuovo ponte, ci sarà anche il ministro Toninelli e invece il 28, a meno che non cambino le date in corsa, ci sarà la demolizione di quello che resta del Ponte Morandi. È un passaggio simbolico in qualche modo, no? proprio quando Genova torna anche plasticamente ad essere la capitale dello shipping, arriva il Ponte Nuovo, arriveranno anche da Castellamare di Stabia fisicamente i primi pezzi del Ponte Nuovo e va via quello vecchio. Sì, è un, diciamo che è stata una coincidenza, eh, da un lato è stata una bella coincidenza, dall'altro un po' meno perché noi abbiamo tantissime persone per cui posso credere che l'evento, non tanto il primo del 25 ma quello del 28, possa comportare qualche problematica di movimento, tra virgolette, di queste persone. È sicuramente un qualcosa che deve essere fatto, per cui mi venga anche a farlo il 28 e quindi di conseguenza secondo me fa parte del discorso pergresso infrastrutture. una volta costruito il ponte ce ne sono altre da fare Genova è pronta la, le nostre istituzioni Comune, Regione e Autorità di Sistema Portuale con tutte le varie associazioni stanno lavorando per questo bisogna fare e mantenerla ecco. Presidente noi abbiamo davanti il programma degli appuntamenti sì. ora chiaramente lei li seguirà tutti noi li seguiremo tutti, parte di tutti. quasi <ride> tutti perché bisognerebbe essere in quattro a esatto. seguirli tutti quali sono però alcuni appuntamenti imperdibili che magari chi è a casa, che magari non può dedicare tutta la giornata o una giornata intera allo shipping week, quali sono quelli che lei direbbe? Guarda, questo non perdertelo o questi non perderteli perché davvero sono importanti? Allora, se non ricordo male, all'interno della settimana c'è un, un, un convegno che è il, mer il martedì pomeriggio, se non ricordo male che è Ocean Awakening conferenza all'acquario. Quello secondo me è giusto appunto un convegno eh, promosso da Varsila eh, per la tutela degli oceani, quindi un qualcosa di ambientale. Eh, è sicuramente interessante perché interverranno personalità di spicco dell'ambito ambientale, a, al benestare del Ministero dell'Ambiente, è un qualcosa di sicuramente interessante. Questo avviene il martedì 25 alle 16.30 all'Acquario di Genova. Un qualcosa di interessante sono tutti i vari eventi che si trovano nel. Ehm, il nostro sito web che è www.gsweek.it dove si vedono anche la parte di divulgazione culturale e eh, teatrale come li chiamo io che sono tutti quelli organizzati da zone portuere all'interno del, eh, del porto di Genova ad esempio c'è il 24 come dicevo tra l'altro sottolineiamo che il 24 è un giorno festivo quindi Cretto. è un giorno dove possono venire in tanti esattamente non si lavora in linea di massima no. e quindi noi dello shipping lavoriamo ma l, la, lo la visti visti anche, no. come al solito fa, fa parte del gioco. Assolutamente. Il 24 è sicuramente interessante perché già che c'è la processione, quindi tutto un insieme di, di situazioni al Porto Antico, alle 21.30 c'è questo spettacolo molto bello che è nelle acque antistanti in Porto Antico, dove, diciamolo, per semplificare dei, degli acrobati a un'altezza di 60-70 metri faranno delle performance su una chiatta. Quindi su un pontone con una gru. Eh, spettacoli trattare, ad esempio, c'è eh, presso i Cantiere Amico un altro evento tratale molto interessante. Io sto parlando di questo per dissociarmi un attimo dal business, perché è meglio parlare per, per la città, noi operatori sulla Giusto. parte tecnica sappiamo più o meno dove dover, dove dover andare. Eh, e il torneo di tennis, ah, e la shipping run, molto interessante, aperto a tutti, che è una micro maratona di 10 km che parte dal Porto Antico arriva all'interno del porto per, ed è, stiamo parlando di 8-10 km ed è fatta il sabato mattina alle 10 più o meno. Quella e se non sbaglio lì c'è anche un momento di commemorazione della sì. Torre Piloti proprio sì. all'interno all di quella manifestazione. Eh, mi permetto di eh, segnalare ai nostri telespettatori, Genova capitale dello shipping, ci fregiamo di essere la tv dello shipping. Ricordiamo che giovedì 27 all'Aquario nel Salone dei Congressi dell'Aquario, eh, il sottoscritto insieme a Fabio Pasquarelli che è il direttore di transport, presenteranno il reportage che abbiamo realizzato dalla Portualità del Nord Africa, Vera. un viaggio di tre settimane in Marocco, in Tunisia e in Algeria. Eh, e Proprio a ribadire il ruolo di televisione dello shipping, ogni giorno, la prossima settimana, dopo il telegiornale, delle 19, quindi alle 19.15, andrà in onda uno speciale TGN Transport che racconterà tutti gli eventi della giornata della Genoa Shipping Week. Poi c'è da dire un'altra cosa che mi sono dimenticato: ci sono le visite a bordo delle navi che ultimamente stanno un po' modificando il palinsesto perché con la Marina Militare e tutti gli eventi che ci sono stati, stanno più o meno modificando anche la presenza delle navi, però alcune sono garantite e quelle sono, risultano molto molto interessanti. Cambiamo leggermente argomento, ma continuiamo a parlare di Porto, perché è stato presentato il bando per la ristrutturazione e la gestione dell'Ennebic, vediamo allora il commento di Giovanni Totti e Marco Bucci. Sul Porto di Genova non solo si sta investendo sul lato commerciale, sulla Liguria in generale con l'apertura di nuovi terminal, ma oggi abbiamo presentato l'opera di riqualificazione forse più importante del, del Porto di Genova che è l'NBIC, un'opera che si aspetta da 30 anni, un'opera che finalmente sarà messa a disposizione delle offerte private dopo un lungo lavoro con università e sovrintendenza, con certezza di diritto e certezza di destinazione. Riteniamo che molti soggetti Possono essere interessati e riteniamo anche che rientri a pieno titolo in quella ricostruzione del porto di Genova che è partita con eh, il porto antico di Renzo Piano per proseguire con il waterfront di Levante che ora continuerà con l'NBIC per farne un porto straordinario come merita la nostra città. È un gran, è bel, è un gran bel progetto, ve l'ho detto. Eh, per vedere l'NBIC, bisogna vederlo dal mare, cioè bisogna entrare nel porto dal mare come fanno un più un altro milione e passa di eh, persone che usano i nostri traghetti. Entrando nel porto e vedendo Genova dal mare, Nenebic si vede in tutta la sua bellezza, che avrà sempre più bella quando l'avremo messo a posto, perché ora, come ora, eh, non, è, non è proprio bello. Infatti secondo me è un ottimo eh, biglietto da visita di Genova e quando sarà rimesso a posto sarà una cosa grandiosa che darà l'immagine di quanto è bella Genova per tutti quelli che la vedono dal mare. Allora Presidente, una piccola precisazione dobbiamo fare e sì. però le chiedo anche un brevissimo commento su Ennebiche che è un altro tassello che si spera possa andare a posto, diciamo, certo. dopo tanti anni. La precisazione è che ho detto che i cantieri, eh, la, la parte teatrale eh, di Zon Portuare erano i cantieri Amico, invece sono i cantieri Mariotti, prima che mi succeda... Che comunque sono in zona, diciamo. Esatto, più o meno sono <ride> la stessa zona, ma non si sa mai l'offesa e magari possono essere... Questo speriamo che riescano a fare qualcosa, che riesca, se si riesca a fare qualcosa di interessante, certo che su Genova se ci fosse un bel palacrociere sarebbe, sarebbe interessante per tutti, Elea, anche per lo sviluppo. La lanciata impresión. Grazie Presidente Manchero di essere stato con noi. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Allora, gli appuntamenti sono due: uno con la Shipping Week 24 30 giugno, tutto il calendario su www.gsweek.it, TgN Transport, la prossima settimana, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Vi racconterà com'è andata. Grazie per l'attenzione.